Ciao amici! Ciao amici! Bentornati sul canale! Siamo fradici, fradici. Partiti con un clima e siamo arrivati alla destinazione che è questa con un altro clima. Esatto. Adesso stiamo morendo di freddo e siamo bagnati. Sì, non è proprio la giornata ottimale, ragazzi. Adesso infatti vi faccio vedere un attimino il tempo, da dove siamo arrivati, la pioggia che c'è, un casino. Però vabbè, non ci siamo fatti fermare, siamo sul pezzo, nuova location, nuovo video, nuova avventura. E direi di iniziare subito con l'esplorazione, ragazzi. Sì. Ok ragazzi, come potete vedere abbiamo dovuto oltrepassare la vegetazione, però sta piovendo, non si vede benissimo in cam, ma siamo fradici, veramente. Questa è la location, ragazzi. E subito qui ad attenderci, praticamente all'ingresso, oltre ad esserci già la fra, eccola là, ragazzi, guardate che trattorino! Sì. Signori, questo è un trattorino veramente molto molto carino, cavolo! Abbiamo già comunque parecchi accessori vintage, perché abbiamo, guarda qua, una lucidatrice. Divorata dalla cacca di piccione. Abbiamo il vecchio impianto idrico, vedete? Molto molto figo, classico nei vecchi cascinali. Abbiamo la cucina economica. Là per lavare. Eh sì, con dentro tra l'altro una televisione. Una grounding. E vabbè. Va bene. Abbiamo poi parecchia sporcizia, cacca di piccione, vabbè. Abbiamo questa porticina qui aperta, come potete vedere. E vediamo un po' dove ci conduce, ragazzi. Allora, aspettate un attimo, raga. Cosa, amore? Porca vacca. C'è già il botto? Allora, c'è già una cosa molto particolare, ma è ricoperta di muffa. Ah, ok, ragazzi. Allora, aspettate un attimo che metto anch'io la mascherina. Sì, mettila. Ok, ragazzi, ho messo anch'io la mascherina e siamo pronti a entrare, anche perché la Fra mi ha incuriosito parecchio. Guarda. Wow, che arcata! Ma è bello qui! Ella, che meraviglia! Ma guardate il soffitto, che arcate particolari! Esatto, e mamma mia, guardate questa colonna! Impressionante! Guardate la muffa! Ma no, ma siamo sicuri che è muffa? Non ne ho idea, aspettate che vi riduco un po' la luminosità per farvela vedere meglio. Cioè, guardate come sembra schiuma. Sì, è vero. Però non lo so. No, no, è muffo. Ragazzi, confermatecelo voi, però è veramente muffa di quella tosta. Ok. Abbiamo parecchie cose. Ah, guarda già un calendario fermo al 1985. Cavolo, sono tanti anni, eh. Eh sì. Parecchi. Sono tanti tanti anni. Questo angolino è davvero molto molto bello. Vediamo. La Fra ha già trovato qualcosa, ragazzi. È una foto. Ah, ok. Un bimbo. Due bimbi. Una. Ah no, un bambolotto qua. L'altro. Sì, una diagnosi difficile. Una cartolina. Una cartolina. Adesso la faccio la leggerà, ragazzi. Fate le brave, bimbe. Annalia e le veterane. Ma dai, c'è una data, un anno, niente? No, non leggo date. Ah, ok. Vabbè, Forse 75 o 85. Ah, beh, comunque siamo parecchio indietro nel tempo qua, ragazzi, eh. Nel mentre volevo appunto farvi vedere questo angolino, perché è veramente veramente carino. Abbiamo veramente un camino stupendo, guardate, di marmo, sì. E abbiamo queste due poltroncine che tra l'altro sono tenute veramente bene, eh. No, guarda che sono bellissime. Sì, sì, cioè, sì, ci sono solamente fogliame, sporcizia varia, ma per il resto sono ancora tra l'altro mantenute veramente bene. Comunque è tutto bello, perché anche questo pavimento con queste arcate così sono proprio particolari. Sì, no, è particolare, mai visto una cosa del genere. Guardate anche il pavimento. Ah, tra l'altro guarda il caminetto,
quell'astrone lì di ferro con gli angioletti. Ah sì, è vero, sono Carino. angioletti. Sì, carino. Ah, ok, lì abbiamo altre foto. C'è un'altra foto di una signora. Un codice civile, Un codice perché è civile. sempre bene averne uno a portata di mano. E intanto guardiamo un attimo il resto, ragazzi, guardate. Abbiamo ancora parecchi mobili. Una tavolata, un frigor. Cos'era? Tipo, non riesco a identificare questa stanza. Non so, mi sembra un locale taverna. Esatto, sì, anche a me sembra una taverna. Guarda quella No. sediolina, che carina! Guardate, ragazzi, piccolissima. C'è da stare attenti comunque perché c'è veramente tanta sporcizia e tanta uppa. Adesso ragazzi vi faccio vedere un attimo anche la zona centrale e quell'angolino lì, così poi vi faccio i dovuti dettagli e ci spostiamo da questa stanza perché è parecchio muffosa per quanto sia bella. Anche questo angolino meraviglioso, guardate. Che bello! Guarda quella maschera, cos'è una È maschera? gigante! Sì, inquietante. Sì, gigante ed inquietante! Un ritratto di Jesus. Che non manca mai! Esatto, Cavolo! televisione vintage. Super televisore che abbiamo! Fischia. Ultrasonic Bloom Meister. Ah, Cartoline! guarda quante cartoline. Adesso la Fra ci dirà. Intanto vi faccio vedere un attimo questo mobile mentre lei le legge e anche il tavolo, molto molto bello, volevo vedere se fatti di marmo. Hanno messo sopra questi fogli di giornali per coprirlo e infatti sotto guardate come si è conservato. Che meraviglia, è rosa Ah, bellissimo. ragazzi. Ok, aspettate che la Fra ha detto qualcosa. Si dice Roma nell'anima, tanto è meravigliosa, veniteci. Bina e famiglia. Ah, Sì, ok. vedete, ricevevano tante cartoline da un sacco di persone perché è pieno. No, Questa qua è del infatti. 78, 9 agosto del 78. Ah, ok. Sì, infatti, guardate, è pieno quel cestino là, è pieno di La lettere. signora che abitava qua si chiamava, si chiama, non lo so, Leandrina. Leandrina. Sì, Nome Leandrina. particolare. Questo qua che cos'è? Università degli Studi. Non dico di dove. Ok. Aspetta, voglio giusto capire. Caspita. C'è qualcos'altro? Eh sì, qua c'è la signora Ernestina. Sì, sono degli iscritti, Ah, vedi, ok. proprio. Applicazioni topiche dell'idrossido di alluminio, Fischia. tinture temporanee, sì, è tipo tutto Tutta roba esatto. universitaria Sì, 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 sì. comunque. Ah, ok, interessante. E invece in questo mobile qua abbiamo ancora, ah, ok, bottiglie di liquore e qualche bicchiere. Fortunatamente comunque anche abbastanza intatto il mobile, a parte l'unico vetro lì rotto. Sì, è vero, comunque sì, sembra Di tutto, tutto rimasto solito bene. sono conciati peggio, cioè ne abbiamo trovati di peggio. Ha voglia. Fischia. Guarda che bello il tavolo sotto che si è mantenuto bene grazie ai giornali. Bello, Questo eh mobile. sì, molto molto figo. Cavolo. E le foto le hai viste? No, ancora no, aspettavo te perché non ho i guanti. Poi sei tu l'addetta alle foto. Ah no, sono dei bambini. Ah, ok. Sì. Beh, quelle sono colori, comunque sono più Sono più recenti. recenti, però comunque sia vedere l'abbigliamento delle persone un po' più adulte, tipo delle donne, se sono anni 60, anni Ah, ok, comunque 70. restiamo Sì, a quelle meno. annate. Sì, anni 70, forse 80 massimo, guarda, ti Ah, dirò. ok.
Allora, ragazzi, direi di continuare, però mi soffermerei un attimo su questa stanza perché ho intravisto che è un semplice tipo sgabuzzino scantinato, vedete, dove sono state ammassate tantissime bottiglie di vetro. Molto probabilmente facevano il vino, si prendevano le damigiane e si imbottigliavano loro il vino, vedi? Mamma mia, quanto! Sì. C'è anche tanta sporcizia. E anche in quella stanzetta là uguale. Qua addirittura c'è un bagnetto. E poi, anche qua, vedete, ci sono tantissime bottiglie. Ah, ecco, infatti anche tutte le damigiane ci sono qua. Sono 40 anni d'abbandono quasi. Eh sì, è cioè, parecchio. Beh, ma si vede. Sì, 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 sì. Una casa chiusa ferma la noti. No, si nota parecchio qua. Comunque sì. Per tra la polvere, le ragnatele, proprio la sporcizia. Sì, sì. Però devo dire che è rimasta davvero tanto tanto affascinante. Sì, no, comunque è vero. Guarda, addirittura qua ci sono dei crodini, alcuni sono ancora chiusi. Ah, è vero, guarda che era quel campare sulla sedia. Ah, è vero. Ma dai. Che belli, là c'è una cassa di birra Auer in legno, bella. Bella, e poi vino sì, anche io. Esatto, sì, tanti tanti particolari. E questa porta ci dà accesso proprio alla casa, però noi ragazzi andiamo in quella e facciamo tutto il giro dal di là poi. Ok ragazzi, direi di continuare e di proseguire per questa stanza. Mamma mia, nonostante abbiamo su le mascherine, ragazzi, si respira un po'. Siamo all'ingresso, che aria pesantuccia. Vedo già di là e non voglio guardare. Ah, è vero, esatto, aspetterei entrare in quella stanza, sì. L'ho intravista anch'io proprio dietro di te. Aspettate che mi sposto, ragazzi, ok. Portone d'ingresso. Dietro di te e anche dietro di me, probabilmente. Ah, è vero, sì, esatto. Vedete, ne abbiamo uno lì e poi uno subito qua alle mie spalle. Che figata, che corridoio. Guarda i ladri come hanno cercato la porta. Sì, esatto. Allora, questa qui è la porta che vi dicevo prima che dà accesso allo sgabuzzino con tutte le bottiglie di vino. Quindi ci soffermiamo qua su questo corridoio adesso. Sì. Molto, molto bello. Allora, comunque è bellissimo. Oddio, c'era un bimbo. Ah, è vero, guarda. No, vai piccolina dondolo, ma è bellissimo. È vero, che bella. Dai. Meraviglia. Amore. Oddio, cosa quel buco nel muro? Ah, no, forse dove c'erano voi, tipo i contatori. Ah, probabile, sì, Sì, sì. Fia, che bello il portone. Guardate. Guardate qua. Sì. Bella la chiave ancora appesa. Esatto. Anche le griglie per tenere. Ah, è vero, sì. Quante robe, cavolo. È rimasto veramente tantissimo, ragazzi. È rimasto ragazzi. Tanto, ma guardiamo anche dentro questo mobile, comunque com'è bello il... Ah, sì, il fondo. Il fondo, sì. Mamma mia, in tessuto d'oro. Cosa sono, documenti? Documenti, argomento della lezione. Si trovano solo cose di scuola. Ah, ok, solo cose scolastiche qua. È vero? Sì, esatto. La casa dello studente. 1980, 19 maggio 1980. Beh, comunque vedi, siamo sempre sì. Linea, anni 80. Anni 85. Esatto, quindi qui finì veramente 40 anni di abbandono, ragazzi. Quanti, tanti. Assurdo. Allora, ragazzi, stavamo analizzando questo angolino qua nell'altro ingresso e praticamente abbiamo fatto delle scoperte che hanno un po' chiarito un po' l'idea di questa Ernestina. Allora, noi pensavamo che fosse la studentessa. Esatto. Invece no, Ernestina, nata nel 1931, era la professoressa di chimica farmaceutica, non era colei che studiava in questo momento, negli anni 80. Quindi lei negli anni 80 era già professoressa, infatti questo libro che ho ripreso da di là, che abbiamo guardato prima, adesso stavo rileggendo bene, infatti è il relatore professoressa Ernestina, che okay. C'era laureanda e stata che lo rimetto io. Sì, sì, sì. Perché infatti abbiamo notato, cioè l'abbiamo capito da quest'altro volume
che c'è qua sulla sedia. Esatto, perché Claudio ha detto, scusate ma, scusami ma guarda che bello. E ho detto, e dice, sì, però dice già dottoressa Ernestina. E quindi ci è venuto un attimo il dubbio. Poi le annate non coincidevano, perché lei è nata nel 30 e quell'altro libro era dell'80 ed è impossibile che a 50 anni fosse studentessa. E infatti dice che la signora dottoressa Ernestina, candidata alla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato per il raggruppamento disciplinare numero 176, prima disciplina indicata nel gruppo chimica farmaceutica applicata, banda del 1980. Sì, esatto, ma dai. Tra l'altro guardate che bello questa lampada. È vero. Molto molto carina, eh. Bella. Qua abbiamo un signorotto che potrebbe essere, boh, magari il marito. No, non abbiamo ancora abbastanza info, purtroppo. Esatto. Io ipotizzo. Guardate, c'è ancora un pacchetto di sigarette, raga. Spese di casa, 1969-1970. Ok, e si vedi comunque, siamo parecchio indietro, cavolo. Qua la carta da parati, purtroppo, ragazzi, si è completamente scollata dal muro e inizia ad esserci anche della muffa piuttosto nera ed evidente. Anche qua, cavolo, occhio, amore, guardate qua dietro, proprio Mamma mia, mera sì. cattiva. Sì, però vabbè, poi abbiamo le mascherine, raga, quindi per lo più ci tuteliamo abbastanza, dai. Ma che carini, però non so, forse dovrei fare un'occhiata del genere. Ogni volta che guardo poi questi temi Ah, ci fai perché delle si spunte. Cioè, segnavano tipo giugno, tutto. 3 piselli da 1 chilo, 3 uova, 3 volte uovo, 10 uova, pagato pane, pagato martelli, aggiustature, caffè, arance, metteva quanto costavano, 790 lire, zucchero, pane per 5 giorni, cioè a giugno, cioè, che Vabbè, che figata. figata. Sì, Era si tenevano pazzesco. tutto in modo maniacale Sì, per proprio. traccia lì, sì, per Eh sì, risparmiare. aiuta a risparmiare comunque. Infatti, vedi, noi non risparmiamo perché non ci segniamo niente. Esatto, dobbiamo segnarci Cioè, di non ci segniamo tutto. niente. Ma poi, come stavamo parlando l'altro giorno, usando solo il bancomat, Esatto, non te ne rendi conto. stavamo andando in esplorazione con Alex e Giada, i nostri amici, e giustamente stavamo parlando che ormai è difficile che andiamo in giro con soldi in carta, abbiamo sempre il bancomat, e riflettavamo proprio sul fatto che non avendo i soldi in carta, quindi non avendo appunto la percezione di dire cavolo, 50 euro devono durarmi fino a domani, se gliela, non lo so. Eh sì. E Col bancomat tu qualsiasi cosa vai, ma sì, tanto c'è il bancomat, e quindi sei più quindi se ne portato a vanno. spendere. Ed Purtroppo sì. è assolutamente sbagliato, perché comunque sia, cioè, bisognerebbe ovviamente cercare di non spendere e Chicre. spandere, insomma. No, infatti. Ragazzi, intanto la Fra sta facendo le ultime due foto proprio qua dietro di me e anche oggi ci siamo imbattuti in un bellissimo tuffo nel passato che ci ha riportato addietro agli anni 80. Già quello che abbiamo visto è davvero emozionante. Siamo riusciti a ricostruire parte della storia di questa Ernestina e speriamo di trovare tanto altro, perché bene o male, anche se si parla di 40 anni di abbandono, è rimasta parecchia roba. Nonostante ci sia stato anche il passaggio dei ladri, e oltre al passaggio dei ladri, anche presumibilmente del vagabondaggio. Adesso la Fra ci farà vedere perché abbiamo ipotizzato questa cosa. Comunque, nonostante tutti questi fattori, devo dire che la casa si è conservata veramente bene e abbiamo veramente tantissime cose. Speriamo che anche le altre stanze e il piano superiore si siano mantenuti altrettanto bene e abbiano tante storie da raccontarci. Ora ragazzi, non vi rubo altro tempo e continuiamo questo viaggio nel tempo. E cos'è che stavi dicendo di aver trovato, amore? Guardando che c'è, Ok. ragazzi, un fornelletto, Ah, è quindi vero. probabilmente qua qualcuno è Eh sì, venuto a un fornelletto soggiornare. elettrico. Tra l'altro sì, qua vedo, intravedo la cucina, quindi Infatti. potremmo vedere segni più evidenti. Vediamo. Vediamo. Mamma mia. Cavolo.
È bella incasinata, eh? Di certo non l'ha pulita che ha dormito qua. No. Allora sì, comunque penso proprio che qualcuno abbia vagabondeggiato, anche perché quell'olio lì di semi valsoia sì, mi sembra così antico. Esatto, capito, mi sembra molto più recente rispetto al resto della casa. Sì, quello, ma anche morto? Sì. Cavolo, come mai? Carlo, boh, per altre tacchette. Minchia, sti faretti, ragazzi, non riusciamo a capire come mai a volte succede questa cosa. Carichi, non dico al massimo, però vabbè, quasi, perché aveva tre tacche e gli si è scaricato in 2 secondi. A volte dico, a volte penso, cavolo, magari sono gli effetti del paranormale, capito? Quando parlano di queste onde elettromagnetiche. Sì, esatto. Boh, non lo so, resteremo sempre col dubbio. Fatto sta che infatti vedete, adesso lo deve attaccare e vabbè. C'è un filo? Ok ragazzi, anche la Fra è tornata operativa, sì. Riprendiamo da dove ci eravamo fermati. Ah, dicevamo. Ok, allora qua vedo parecchi oggetti e guarda, cosa? Per la cura della pelle e tra l'altro degli smalti. Vedi? Che abbia vagabondeggiato una donna? Non lo so. No, guarda, è tutta roba da donna, raga, anche questo. Ma magari erano già nella casa, eh? Non lo so, non lo so ragazzi, ci potremmo essere imbattuti, vabbè, alla fine non è no, poi così. Si vede l'81, quindi. Ah ok, allora no. Qui, no. Vabbè, non sarebbe poi così strano comunque che un senza tetto possa essere femmina alla fine. Più questo coso terrificante, vediamo. No, no, beh, poi magari come hai detto te e come hai visto è tutta roba degli anni 80, eh. Qua 92. No, allora no, semplice coincidenze. Anche se, ripeto, il Valsoia mi sembra un attimino più recente, boh. Però vabbè, so, ripeto, siamo... sono tutte cose degli anni 80 poi. Sì, esatto. Qua invece abbiamo tanti medicinali, vedo, no? Cosa sono? Sì, 12 confetti farmaceutici. Ah, ok, sì, infatti anche là le pastiglie. Ma dai. Profumino. Prima diciamo da giorno. Che, sì, ci sono cose da uomo, da donna, Coco Chanel. Sì, più che una cucina poi è diventato sì, esatto. Un centro estetico, un centro personale in casa dove sì, si preparavano. Praticamente sì, qua ci sono dei calendari, vediamo che annate abbiamo. Che poi in realtà questa è la sala da pranzo, ragazzi. Io prima ho detto cucina, ma è la sala da pranzo perché la cucina la intravedo lì, vedi, in quella porta a destra. Ok, sì, basta, sì. 1992 però. 92, ah ok. Questa del 91. Sì, beh, diciamo che siamo comunque a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90. Sì, non sì, penso sì, questa sì, casa sia andata oltre gli anni 90, no, eh. No, dai, no. Cioè, quindi... faccio un altro calendario, vediamo un attimo. Ok, sempre. Allora direi di controllare anche il cucinotto e poi vi faccio i dovuti dettagli appunto di queste due stanze, ragazzi. 89, va, no, ma non entrare, amore. Guardate quanti ragnetti. No, esatto, vi faccio. Si vede cosa c'è, cosa non c'è. Ve la faccio vedere giusto un attimo io con la videocamera. Ma è veramente, guardate, parecchio sporca. Guardate anche le ragnatele come scendono da quel lampadario come se fossero delle liane. Qua abbiamo una caffettiera del caffè vintage. E guardate, madonna, guardate quel lavandino, quella finestra, completamente divorati dalle ragnatele. Ok ragazzi, mi fermo così perché è veramente troppo sporco. Ok ragazzi, non ci resta che vedere la stanza a sinistra. Stavo notando che non ci sono lampadari comunque, allora. Ah, è vero, sì, li hanno rubati. Certo. Sicuramente, questa è stata opera dei ladri. Sì. E poi, vi stavo dicendo, non ci resterà che salire le scale, sperando che il piano superiore sia conciato decentemente. Che ragazzi, abbiamo già intravisto, purtroppo non essendoci la porta, e
Vabbè. Spettacolo! Guardatelo con i vostri occhi. Mamma! Che meraviglia! Tra l'altro la temperatura qua è scesa parecchio. Ho la pelle d'oca le gambe, perché sì, stavo perché... partiti con il caldo. Ah, bello, freschino! Però. Madonna, guardate questo angolino. Questo angolino è spaziale, Ho visto dei... Vai, vai, guardali pure. Intanto adesso l'ho fatto vedere. Quando la Fra intravede diplomi appesi, manoscritti, esatto. Schizza senza guardare dove sia la telecamera. Scusate. Allora, veduto il... Beduino? Cosa hai detto? Veduto il... Scusate raga, ho capito male. Delle leggi sull'istruzione universitaria. Approva con del 31 agosto del 33, ok? Veduta la legge 30, veduto questo e quest'altro, dottoressa Ernestina. Ah, ok. Ha chiesto l'abilitazione alla libera docenza in chimica farmaceutica applicata. Ottimo. Veduta la relazione della commissione giudicatrice, veduto il decreto del 2 febbraio del 71 con cui... Udito il parere del Consiglio Superiore della PI, sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice. Decreta la dottoressa Ernestina abilitata alla libera docenza in chimica farmaceutica applicata presso l'Università di Roma il 3 febbraio del 1971. Fischia. Tra l'altro stavo, mentre tu stavi leggendo lì, sì. Io mi ero soffermato con la vista su questa pagina di giornale del Corriere della Sera, dove parla di questa nave, l'Andrea Doria, affondata nell'Atlantico, speronata nella nebbia da una nave svedese. Cinque morti a bordo, erano 1709 persone, fra passeggeri ed equipaggio. Vabbè, dai. Cinque morti su 1709 persone. Un gran salvataggio, direi. Dai, ottimo. Il terribile urto nel buio della notte. Fischia. Molto vintage, tra l'altro. Di che anno è? Ragazzi, è del... non lo dice, scusami, qua, 27 luglio 1956. Aspetta, parecchio datato, eh. Sì, sì. Ma guarda anche questo vinile, che bello, la voce del padrone. Vedi, è un vinile. Bello. Figo. Tra l'altro non vi ho inquadrato il lato qua, che ce l'avevo alle mie spalle praticamente. Guardate che bello anche questo tavolo e queste sedie. È bellissimo questo salottino. Peccato per tutta sta roba. Esatto, ma qua sempre i ladri, Certo. Qua purtroppo sempre i ladri, vedete, che hanno rovistato ovunque e buttato tutto per terra. Ha un altro nome, qua abbiamo okay. Un corso di infortunistica stradale. Ok. Boicottato, no? Oddio. Ah no, attestato di frequenza rilasciato al signor, stesso cognome della nostra Ernestina. Ok. Sciglio. Il nome Sciglio? Sì. Ok, Spagna, però stesso 1956. Cognome di lei. Fratello maggiore. Fratello o marito, e lei ha preso il nome e il cognome del marito? Una volta sposati? No, però sull'attestato... dovrebbe esserci anche... esatto, ci sarebbe comunque il suo. Allora probabilmente sei un fratello. Sì. Magari non si è mai sposata e ha vissuto sempre qua col fratello, Vabbè, non mi che potrebbe essere questo signorotto qua. Beh, c'era qualcosa appartenuto al bambino, però. Bisogna capire... Magari il fratello ha avuto un figlio. Non lo so. Possiamo solo ipotizzare, esatto. Purtroppo, in questi casi, ragazzi. Ah, questa porta invece... era l'altra della cucina, vedete? Ah, ok, esatto. Esatto, sì. Cosa sono? Pasta. È vero, pasta fossilizzata, raga. Sì, abbiamo fatto un ritrovamento archeologico nel settore della pasta. Potremmo diventare famosi. Sta bene qua. Bella. Bello spottino questo, sì, esatto. Con la finestra aperta e la vegetazione offre veramente un bello spot, vedete?
Interessante. Ottimo, direi che il piano terra è finito. Adesso mi soffermerei sui numerosi dettagli di questa stanza, però, sì, ragazzi. Sì. Guarda che carina, seduta proprio su questo divanetto. Ah, è vero, guardate. Che non era posizionato qua, ma accanto a una porta vetri. Esatto, che forse non c'è di più. Là, forse di qua era allora. Sì, però è vero, guardate, lei, la sciura lì e il divanetto è questo, ragazzi. Ma dai. Ok, ragazzi, non ci resta che salire al piano superiore.